Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione di The Rising of the Shield Hero. Questo 23esimo episodio mi ha deluso abbastanza, non abbiamo visto quasi niente se non negli ultimi minuti. È stato praticamente un episodio di puro fanservice. Dunque, iniziamo con il riassunto dell'episodio. L'episodio inizia nella nave che porta Calmira ed inizia con delle gag tra Lark e Terris su Nofumi. In pratica non sanno che lui è l'eroe dello scudo e prendono di mira il diavolo dello scudo. Subito dopo viene chiamato per motivare i marinai, cosa che non viene fatta vedere ma ok. Ci fanno vedere inoltre delle scene che sembrerebbero divertenti tra i vari eroi che hanno il mal di mare, ma sinceramente a me non hanno divertito. Ovviamente Nofumi vorrebbe dire qualcosa di importante agli altri eroi, ma non lo fanno parlare, però tralasciamo. Terris, essendo stata avvisata da Raftalia, vorrebbe che Nofumi facesse un accessorio con una gemma. Una volta arrivati all'isola, Nofumi viene scortato fino alla sua località dal governatore di Calmira. Dunque da qui tutti gli eroi iniziano a livellare e Nofumi, Raftalia e Philo faranno coppia con Lark e Terris. Poi vabbè, c'è una seratina inutile dove bevono eccetera, ma non ci interessa. Nofumi poi consegnerà l'accessorio a Terris che gli darà un sacco di monete d'oro. A quanto pare fa davvero molto danno ed è molto potente. Inoltre quando stavano sconfiggendo i mostri insieme, quelle fiamme blu non hanno fatto effetto a Nofumi. Dunque finisce la giornata dove hanno fatto molti punti esperienza e molti drop. E arriva la parte super fanservice della puntata, ovvero Philo e Raftalia in costume. Nofumi viene avvisato da Philo che c'è un'isola sul fondo del mare che brilla di rosso. Quindi vanno ad esplorarla e scoprono che c'è una clessidra del drago. Questo significa che c'è la possibilità che si verifichi un'ondata in quest'isola. Cosa che, se ci hanno detto, succederà. Dunque nei prossimi episodi aspettiamoci questo. Tra l'altro per l'inizio di quest'ondata mancano solo 2 giorni. Che dire, un episodio che mi ha deluso abbastanza. Manca poco alla fine della serie e hanno iniziato un nuovo arco narrativo che dura 3 episodi. Comunque spero di rivedere Glass almeno, chissà che coi livelli che hanno raggiunto ora non siano in grado di fargli un minimo di danno. Dunque ragazzi, a questo episodio do un 7. È stato privo di cose da vedere ma è stato abbastanza godibile. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su ed iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto. Passate ai social che trovate in descrizione. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo. Vediamo al prossimo video!